Pertanto io invito Presidente Emanuele Di Palma e ovviamente anche il Vice Sindaco. Grazie. Perché è un premio che veramente sancisce un po' la differenza tra quello che è Taranto. Il premio Due Mari, dei Due Mari. Grazie Piero, volevamo porgerle un nostro pensiero. Questo è un portafortuna, non è un salvadanaio, è un pumo. Grazie, io vedete, sono contento perché comunque io sono nato a Bagnoli, in Campi Flegrei, mio padre ha lavorato più di 40 anni nello stabilimento siderurgico dell'Italsider di Bagnoli, poi a un certo punto qualcuno... E sarebbe stato auspicabile che le maestranze, gli ingegneri, l'industria turistica, che è la, tra l'altro la vocazione naturale di quell'area, invece purtroppo a Bagnoli è tutto fermo da decenni e questa situazione. E spero comunque che le cose cambino, perché tra l'altro anche Taranto, la vocazione di quest'area è quella turistica. Speriamo per un futuro migliore per tutti quanti noi. Grazie del premio. Grazie a lei. Premio dei Due Mari, un premio istituito da BCC di San Marzano di San Giuseppe per premiare quei soggetti particolarmente meritevoli che si sono spesi per il territorio. È il caso di Edoardo Bennato. Siamo con il presidente di BCC di San Marzano di San Giuseppe, il dottor Emanuele Di Palma. Beh, BCC vicina, a chi è vicina a Taranto? Beh, una serata importante, la terza serata di un festival, il Media Festival, che ha avuto il successo che si merita. Un ringraziamento particolare al Comune di Taranto, al suo sindaco, al suo vice sindaco e a Piero Romano, che è il cuore artistico di questo festival. E poi un premio a un meridionale, appunto, a Bennato, un uomo del sud che dopo 50 anni di sacrifici e di grande lavoro sicuramente merita un premio alla carriera come quello che gli sarà riconosciuto questa sera, quindi una degna conclusione di tre giornate importanti, importanti per Taranto. Sicuramente il futuro dovrà partire da qui, da tanta gente che guarda con speranza verso il futuro. Queste iniziative, per così dire, rendono BCC più di una banca, come recita lo spot, proprio perché fanno sì che la realtà di BCC sia immersa e interagisca con il territorio attraverso questa tipologia di iniziative. È proprio così, noi riteniamo che al di là della finanza è necessario che il territorio riparta dalla cultura, riparta dalle intelligenze, riparta dalle qualità. L'Orchestra della Bagna Grecia è un'eccellenza per esempio della nostra città e merita sicuramente di essere supportata. Quindi tutti insieme, amministrazione comunale, soggetti artistici importanti come quelli che abbiamo visto in questi giorni, dobbiamo contribuire tutti a ritrovare una serenità post pandemia e pensare ad un futuro che porti alla nostra terra, al nostro territorio, essenzialmente lavoro, occupazione, quindi, e una ritrovata serenità.